Ciao a tutti, oggi abbiamo il Nikkor 35mm, un'ottica DX per fotocamere non full frame e quindi per fotocamere con sensori APS-C. È una lente adatta per ritratti oppure panorami o più in generale per fotografia non specialistica, diciamo. Ma andiamo a vedere un po' com'è costruito. Allora, è composto da 8 lenti divise in 6 gruppi, fra le quali abbiamo una lente asferica e lenti con rivestimenti super integrated coating che servono per diminuire o eliminare i flare o l'effetto fantasma o comunque le aberrazioni che vengono portate alle immagini. La distanza minima di messa a fuoco di questa lente è di 30 cm e il diaframma è composto da 7 lamelle circolari. Ha un'apertura massima di 1.8 e minima di 22, quindi vi potrete immaginare che questo obiettivo ha una marcia in più per l'effetto bokeh. Il diametro del filtro deve essere di 52 mm e i filtri possono essere anche polarizzati perché la parte frontale, quando mettiamo a fuoco, non ruota, come potete vedere se muovo la ghiera, non si allunga, infatti, perché è anche interno il focusing e non ruota, come potete vedere. Dicevo, filtri che possono essere anche polarizzati e la messa a fuoco interna. Il focus manuale è perenne e l'autofocus è mosso da un motore SVM, quindi il motore silenzioso di Nikon, che è anche particolarmente fluido e preciso. Quindi queste erano le caratteristiche tecniche. Qui potete vedere abbiamo anche lo switch per la selezione della modalità di messa a fuoco, se ibrida o solamente manuale. E con questo chiudo il quadro sull'aspetto tecnico, quindi vi lascio alle foto e ai video di test che ho fatto. Prima di tutto ecco quanto l'obiettivo distorce l'immagine. Possiamo vedere questa bombatura generale all'immagine piuttosto evidente, ovviamente avendo una lunghezza focale di 35 mm e essendo un grandangolare è inevitabile avere un po' di distorsione. Questa invece è una foto che ho fatto per farvi capire quanto l'apertura del diaframma influenzi il campo di messa a fuoco, e infatti potete vedere che è quasi una sottile linea, forse si capisce meglio anche in questa foto, e potete vedere che sono a fuoco solamente alcuni filamenti. E qui abbiamo un'apertura di 1.8 e in quest'altra, con un'apertura di 4, potete vedere che il campo di messa a fuoco si amplia, o meglio il distacco fra ciò che è a fuoco e quello che non è a fuoco è minore. Infatti potete vedere che anche alcuni filamenti dietro sono abbastanza messi a fuoco, diciamo, comunque si capisce che sono altri filamenti, mentre nella foto di prima si capiva meno. Queste sono foto di prova generale per testare un po' l'obiettivo, e devo dire che questo obiettivo mi è piaciuto molto. Insomma, la resa fotografica devo dire che mi ha colpito. Potete vedere anche qualche esempio di macro tra virgolette, e niente, concludo qui. Quindi comunque, se avete domande fatele pure, sono a vostra disposizione. Noi ci vediamo in un prossimo video e niente, da allora è tutto. Arrivederci.